dell'Agenzia OPENET e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Ringrazio tutti qui i presenti che hanno onorato con la loro presenza questo pomeriggio carico di significato per la nostra scuola. Oggi vuole essere il momento in cui bella ribalta il nostro progetto cominciato da qualche anno, che si è visto concretizzato questo anno scolastico quando sono stati accreditati, grazie a un'operazione della regione classificata che ha investito molto sull'innovazione digitale, e sono qui a ringraziare a nome della comunità scolastica l'assessore Liberani qui presente e la regione classificata tutta con le sue autorità nei suoi esponenti politici, perché questo ha dato possibilità alla nostra scuola, come a tante altre, di poter avviare e concretizzare un progetto di lavoro che ormai, come dicevo prima, si è avviato da tempo, si è avviato da anni, e che ha visto una scommessa che in qualche modo si è andata concretizzando, e soprattutto ha visto i ragazzi, i veri ragazzi, attori della nuova potenzialità tecnologica messa a loro disposizione, ma soprattutto dare ai ragazzi la possibilità di un apprendimento cooperativo, di creare gruppi collaborativi che vedono i ragazzi sempre più interessati e sempre più vicini al loro mondo. Lo dicevo questa mattina, questo significa debellare e smantellare quello che la scuola ha fatto finora, perché quello che la scuola ha fatto finora è stato tanto, è stato di pregio. Bisogna saper coniugare la storia della scuola, parlando di storia come esperienza, qualificata esperienza che la scuola ha realizzato, con quelle che sono le innovazioni e soprattutto quelle che sono il mondo dei ragazzi, che non si può né dimenticare e né sottovalutare. La nostra scuola ha iniziato questa attività da qualche anno con delle sperimentazioni, facendo in orario curriculare, perché non sono state attività che si sono aggiunte al curriculum, attività che hanno visto i ragazzi entrare in una sfida, tecnologica, in una sfida che è cominciata con meno utilizzo di strumentazioni tecnologiche, per andare poi ad addentrarsi in mondi ben più complicati, quali erano, nel caso di parlare al passato, la realtà digitale, la realtà aumentata, di cui ci parlerà il professor Lopez, animatore digitale di questa scuola. Io vorrei dire anche questo: quello che la scuola ha sposato è una nuova pedagogia, ma una nuova pedagogia che possa mettere i ragazzi di apprendere meglio, che vuole comunque mettere le strumentazioni al servizio della persona. È importante questo passaggio perché non sono gli strumenti l'obiettivo principale o l'obiettivo che la scuola si è previsto, ma l'utilizzo degli strumenti al servizio della persona, pensando anche a una crescita intellettuale, professionale, personale dei nostri alunni. Io sono onorata di dirigere questa istituzione scolastica che oggi ha messo fuori questo grande prodotto, e non mi stancherò mai di ringraziare tutti i docenti che con me stanno lavorando veramente tanto, e ai quali va un mio ringraziamento sentito, perché il lavoro dei docenti, come dicevo stamattina, per la maggior parte del tempo, quello che va al di fuori delle 18 ore, ormai è un lavoro gratuito, ma ci mettono la passione, ci mettono l'amore e ci mettono soprattutto la dedizione per i ragazzi, pensando di far crescere la nostra comunità scolastica. E in questo momento in cui la scuola vive uno stato forte di agitazione lavorativa, perché tanto è tale il lavoro, vedere ancora docenti che sfidano le ore di lavoro per me e per tutti noi è una grossa soddisfazione. Quindi innanzitutto è a loro che devo un mio sentito ringraziamento per quello che la scuola ha realizzato e sta realizzando. Devo ringraziare anche gli assistenti tecnici e tutto il personale ATA.
in quanto questa macchina complessa, questa macchina organizzativa complessa non può concretizzarsi e realizzarsi se alla base non ci fosse un lavoro rigoroso dal punto di vista amministrativo e ausiliario. E a loro va anche il mio ringraziamento. E ultimi i ragazzi di questo istituto. I ragazzi di questo istituto che ci seguono, che ci danno la possibilità di concretizzare le nostre idee progettuali. Sono sempre a disposizione, sempre pronti a mettersi in gioco e a seguire quelle che sono le indicazioni dei docenti. E a loro che ho il mio ringraziamento e un apprezzamento per tutto quello che riescono a fare. E in maniera molto semplice mi piace sempre dire che i ragazzi della mia, ma quando parlo di mia scuola, mia in senso affettivo di rappresentanza, sono dei bravi ragazzi. E quindi a loro che va il mio apprezzamento e il mio ringraziamento. Prima di entrare nel vivo della serata, che si organizzerà in due tempi, un momento che vede il mio saluto, la mia introduzione, quella del professor Lopez, animatore digitale, e della dottoressa Infante, in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale. Ci sarà un secondo momento coordinato dall'ingegner Pasquale Costante, che è il responsabile referente del distretto 2.0 dell'ufficio scolastico regionale, e permettetemi che io faccia un ringraziamento pubblico all'ingegner Costante, che è stato la mente di tutto e che tanto si deve da parte nostra, persone di scuola, all'ingegnere che ha dato un input notevole e molto ha lavorato affinché tutto questo progetto si concretizzasse. Porto il saluto del presidente Pittella, che ci ha raggiunto ieri sera con un suo saluto che mi va di estendere a tutti. Gentilissima dottoressa Ruggeri, e con rammarico che le comunico la mia impossibilità a partecipare alla lodevole iniziativa in programma per domani 6 aprile a Reggio, ma impegni istituzionali dell'ultima ora mi vedono fuori regione già da questa sera. Ci tengo ad ogni modo a consegnare il mio apprezzamento per il tema scelto, quale oggetto del convegno, quanto mai attuale e pertinente con le azioni e gli interventi messi in campo dal Dipartimento regionale preposto. La Regione Basilicata si candida a diventare infatti un modello di riferimento nella digitalizzazione degli istituti scolastici, una didattica che utilizzi la tecnologia come strumento e non come obiettivo. Nell'era di Internet, il digitale va inteso non solo come strumento di veicolazione di informazioni, in antitesi con strumenti e modelli del passato, ma come un mezzo in grado di superare barriere geografiche e in grado di coinvolgere e comunicare a tutti i livelli. E pensare di declinare un umanesimo digitale arricchisce il dibattito e contribuisce a veicolare un contributo nuovo nel già ricco panorama di riflessioni anche sul ruolo che gli istituti scolastici svolgono nel territorio lucano. Colgo dunque l'occasione per augurare a lei e a tutti i partecipanti un buon lavoro. Cordiali saluti, Marcello Pittella. Prima di andare avanti, ringrazio la dottoressa Deborah Infante, che è qui con noi, come dicevo prima, in rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale, per portare il saluto e per il suo intervento. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, saluto gli studenti che sono qui presenti, i docenti, il personale ATA, i dirigenti scolastici degli istituti del territorio, ma anche vedo presenti i dirigenti scolastici della provincia di Matera, e saluto tutti i rappresentanti delle istituzioni più convenuti, e naturalmente permettetemi un ringraziamento alla dirigente Ruggeri per il suo gentile invito ad essere qui. Porto il saluto della dottoressa Claudia D'Atena, che è dirigente titolare e coordinatore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, che si scusa per non essere qui, ma sapete tutti che è stato bandito il concorso per i docenti e oggi ci sono delle scadenze
per cui la dottoressa voleva comunicare dei dati, quindi è impegnata per il concorso imminente dei docenti, e queste scadenze, come sapete, sono molto serrate. Mi fa piacere quindi essere qui in sua vece, ma soprattutto anche per portare il mio personale apprezzamento a questa iniziativa lodevole, che è seguita a quella di stamattina presso il Liceo Scientifico Galilei, dove è stato inaugurato un laboratorio multimediale, diciamo così, di ultima generazione. E quindi si parla molto in questo periodo del digitale, soprattutto rispetto a quanto definito dalla legge di riforma, la 107 del 2015, quest'anno sono nate nuove figure, tra cui appunto gli animatori digitali, che sono presenti in ciascuna istituzione scolastica, non solo della Basilicata, ma di tutto il territorio nazionale. Ci sono i cosiddetti team dell'innovazione, che prevedono la presenza di 3 docenti esperti, sia nel ciclo primario, dove nella maggior parte dei casi sono stati coinvolti 3 docenti, ognuno afferente ad un grado diverso di istruzione, quindi scuola dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado, e anche naturalmente delle scuole secondarie di secondo grado. Ci sono i cosiddetti presidi di pronto soccorso dal punto di vista tecnico, perché come sapete nelle scuole del ciclo primario, quindi negli istituti comprensivi, non sono presenti in organico gli assistenti tecnici, per cui verranno formati questi assistenti tecnici delle scuole secondarie di secondo grado per fornire il loro aiuto, diciamo così, una forma di pronto soccorso alle scuole del primo grado, che non sono appunto provvisti di queste figure tecniche indispensabili per far funzionare sia le classi che le scuole appunto 2.0. E poi inizierà a breve la formazione del personale ATA per ciò che riguarda l'amministrazione digitale. Voi sapete che è in uso ormai nelle scuole il sistema informativo, il SID, il DELUR, ma una serie di diciamo di attività sono espletate attraverso l'uso del digitale, della tecnologia, per cui ci sarà questa formazione, potremmo dire al tappeto, del personale ATA, degli SGA, proprio per l'utilizzo di questi apparati, e quindi la formazione digitale anche per loro. Quindi ad essere coinvolti non è soltanto il personale docente, ma anche il personale ATA delle nostre scuole. Consideriamo anche le scuole 2.0, di cui l'Istituto di Istruzione Superiore Fortunato di Rio Nero, dove siamo oggi, è esempio. È la seconda scuola 2.0 dopo l'Istituto Comprensivo di Pera, con un finanziamento della Regione Basilicata, che in realtà diciamo che è stata molto vicina, molto attenta allo sviluppo del digitale in Basilicata, per questo forte investimento, tanto che in Italia, a fronte di 35 scuole 2.0, ben 14 sono collocate nella nostra regione, e più di 200 classi 2.0 sono presenti nella nostra regione. Ciò fa sì che sia evidente una sensibilità da parte della regione Basilicata rispetto allo sviluppo del digitale, che significa anche sviluppo di nuove competenze per i nostri alunni, i nostri docenti, e sicuramente la creazione di nuovi modelli di apprendimento che si avvicinano sempre di più a ciò che ci richiede anche il mondo del lavoro, quindi il team working, il lavoro cooperativo, il lavoro di squadra, e già questo quindi viene a essere diciamo espletato, già realizzato a partire dalla scuola, quando appunto in questi ambienti digitali gli alunni possono confrontarsi, possono condividere e quindi possono costruire e co-costruire conoscenza. Abbiamo poi la situazione delle pluriclassi nella nostra regione Basilicata, soprattutto nelle aree interne, non solo, e quindi interviene anche in questo caso il progetto One Class, di cui si parlerà successivamente, che mette nelle condizioni i nostri alunni che vivono in contesti piccoli, dove ci sono appunto pochi alunni, di potersi confrontare con classi che appartengono ad esempio allo stesso istituto comprensivo un po' più grandi. Quindi anche in questo caso vengono bypassate attraverso il digitale, attraverso la tecnologia, le difficoltà che questi studenti, ma anche i docenti, alcune volte vivono in questi ambienti, diciamo, un po' più stretti.
Poi c'è anche il discorso della scuola in ospedale, l'istituto comprensivo Busciolano, il referente di questo progetto, c'è qui anche la dirigente, e anche in questo caso la tecnologia digitale può aiutare i nostri piccoli esigenti, sia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, che si trovano ospitalizzati per un periodo e quindi anche in questo caso, grazie alla tecnologia, possono continuare a mantenere il contatto con le classi di provenienza, e questo è molto importante per far vivere in modo più sereno e tranquillo l'esperienza che può essere invece traumatica dell'ospedale. Quindi anche in questo caso l'ufficio scolastico si sta muovendo e in questa settimana, che è la settimana della scuola 2.0, no? Avete visto già Buongiorno Regione, il TG regionale che si sta dedicando come settimana sociale sulla scuola 2.0 a questi esempi, oggi infatti si è dedicato proprio alla scuola 2.0 di Rio Nero, proprio per condividere su tutto il territorio le belle esperienze che si fanno in questo settore. In ultima analisi poi, allargandoci un po' più sull'Europa, proprio qui è presente il dirigente Bacca del Ministero, che ha dato un po' l'input a tutti i referenti del Piano Nazionale Scuola Digitale delle varie regioni italiane, tra cui il nostro ingegnere Costante, che è referente per l'Ufficio Scolastico Regionale, di creare dei momenti di formazione per i nostri animatori digitali anche a livello europeo. E quindi l'ufficio scolastico ha candidato un progetto Erasmus Plus che vede la partecipazione, si spera, se viene approvato il progetto, di 29 animatori digitali provenienti da 29 istituti della regione Basilicata per una formazione in merito naturalmente ai temi del digitale in Europa, in alcuni centri di eccellenza, ma anche attività di job shadowing, cioè praticamente di presenza in classe in affiancamento all'interno di quegli istituti scolastici di eccellenza in alcuni paesi europei, quali per esempio l'Olanda, la Svezia, la Finlandia, anche in Belgio, diversi paesi europei che offrono dei modelli che possono essere di riferimento e che possono essere condivisi anche dai nostri docenti. Quindi questo sempre per un arricchimento che va oltre la formazione, che naturalmente è degna di lode, che si fa qui nel nostro territorio, ma che fa in modo che anche i nostri animatori possano avere uno sguardo un po' più allargato sull'Europa e ciò che si fa in altri contesti. Io sono contentissima di essere qui perché ci tengo anche, come sa l'ingegnere Costante, a questo discorso del digitale. Spero veramente che con tutte queste azioni messe in campo si riesca a dare un valore aggiunto alla nostra didattica e soprattutto che gli alunni possano trovare in questi strumenti un modo diverso per esprimersi, ma soprattutto per apprendersi e poi in futuro per poter meglio confrontarsi con il mondo del lavoro, con il mondo degli studi universitari, e affinché i nostri studenti possano diventare dei veri cittadini, già lo sono dalla nascita cittadini, attivi e consapevoli. Quindi grazie nuovamente alla Presidente Ruggeri, saluto tutti voi e complimenti per l'iniziativa, grazie. La parola al professor Lopez, animatore digitale di questa scuola, che ha dato via già da qualche anno a questa sperimentazione, a questa innovazione con l'introduzione di nuove metodologie afferenti appunto al mondo digitale. Io ringrazio la Presidente, non ho voce, il mio intervento non l'avrebbe visto, quindi ringrazio la Presidente e tutti. Mi sento di dover ringraziare le autorità. Se siamo sulla 2.0 è perché l'assessore liberale messo in atto con la giunta regionale di cui fa parte una politica vicina alle esigenze della scuola. La regione ha dialogato molto con l'ufficio scolastico regionale e c'è stato, credo, un fantastico lavoro comune. Qualcuno dirà d'accordo, lo diciamo noi perché siamo scuola 2.0, ma subito dopo di noi tantissime altre scuole della Basilicata lo sono diventate. Noi abbiamo cominciato un po' prima degli altri, quindi credo che il lavoro che abbiamo fatto le istituzioni sia fantastico. Ora c'è un lavoro che dobbiamo fare noi nelle scuole,
qualcuno diceva fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. Ci sono delle esperienze che in tanti abbiamo fatto grazie ad altre istituzioni come il MIUR, INDIRE, le avanguardie educative, qui c'è Andrea Benassi con il quale abbiamo tanto lavorato con la realtà virtuale nella piattaforma Il Mondo. Ci sono tante cose che ci hanno fatto crescere ma che dobbiamo diffondere per farle in tanti più docenti con tanti più studenti. Grazie a tutti voi. Grazie. E per finire questo seminario c'è la possibilità, ci sono alcune classi allestite dove i ragazzi stanno facendo delle esperienze didattiche. Ci farebbe piacere mostrarvele al termine di questo incontro diretto pubblico adulto, anche a ragazzi, genitori, esponenti politici, ma vorremmo dare, anche se per pochi minuti, la voce ai ragazzi. Io ringrazio ancora tutti voi, al termine della serata tirerò le mie conclusioni rispetto a questa bellissima esperienza. Sono onorata di avere qui con me e con tutti con la scuola tutta, esponenti di importanti, a partire dal direttore Barca, dalla scuola Costante, dell'ingegnere Cariciani, dell'Agenzia Spaziale Europea, l'assessore di Liberali, il dottor Gaudiano, Andrea Benassi, con il quale abbiamo condiviso, come diceva il professor Lopez, già delle esperienze importanti e che stiamo ancora portando avanti per quanto riguarda avanguardie educative. Ringrazio anche Infoetel che in parte ha sponsorizzato questa serata. Grazie e ci vediamo dopo. Invito l'ingegner Costante, l'assessore Liberali, qui al tavolo di rappresentanza, l'ingegner Cariciani, il dottor Gaudiani, togliamo. Prego. Promitia con l'esponente, il dottor Sibilio, e quindi ci sarà, prego, può accomodarsi il dottor Piero. Dove vuole? Do la parola all'ingegner Costante che introdurrà l'intervento dell'assessore Liberali, che ci fa piacere avere qui con questa sera. E le ringrazio a nome di tutta la comunità scolastica, innanzitutto per la sua presenza, soprattutto per il grande contributo che ha dato la scuola lucana in termini di qualità. E fare qualche riflessione ringraziando per l'organizzazione di questa giornata e precisando che questa mattina sarei voluto essere a Potenza, invitato gentilmente della dirigente scolastica, ma purtroppo sono stato bloccato da una manifestazione a Matera in cui non riuscivo ad uscire, quindi alla fine sono chiaramente arrivato troppo tardi per poter partecipare, mi dispiace. Allora, oggi e volevo partecipare a questi due eventi perché, come è stato detto, un momento tutta la scuola, l'istruzione in questa regione è qualcosa che mi sta particolarmente a cuore e su cui col presidente Pittella, e si capisce dal messaggio che ha inviato, stiamo lavorando in modo estremamente prioritario. Estremamente prioritario sia a livello di fondi, quindi di finanziamenti, che a livello di visione e di un'offerta formativa che sia la più completa possibile e che tenga conto di tutta una serie di considerazioni che oggi debbono forse trovare più spazio in questa regione. Parlo da lucano, tutti sanno che non sono lucano, tutti sanno che sono atterrato un po', secondo alcuni, come un marziano, perché molto meno che come un marziano, perché in fondo questa terra la conoscevo e la apprezzavo prima di venire, se no semplicemente non sarei venuto, no? È estremamente facile la cosa, ma la guardo un momento anche con occhi un momento più distaccati, e quello che colpisce anche e soprattutto nella scuola, come in tanti altri settori, che mi ha colpito è questa eccellenza di molte cose che si fanno,
e che si facevano già in questa regione, ma quello che mancava è portarlo al sistema. Quindi c'erano tante esperienze pilote interessanti che poi da qualche parte, fatte su iniziativa personale o meno, ma restavano appesi da qualche parte, bellissime esperienze, ma non diventavano sistema. Quindi la voglia che c'è stata, il primo input che c'è stato, è stato quello proprio di andare a basarsi sulle eccellenze, sulle realtà, su quello che era stato fatto per portarle al sistema. E una di queste è proprio la digitalizzazione della scuola. La scuola, altri dirigenti, Mario Coviello che purtroppo sta bloccato a casa con mal di schiena, avevano portato avanti quello che è il distretto della scuola digitale 2.0 della regione, che era una bellissima cosa, ma che anche quella, per problemi legati a macchine amministrative o altre realtà, era rimasta a metà del quadro. Cioè c'erano a macchia di reparto, di leopardo, delle realtà che si erano create e poi c'erano dei buchi a destra e a sinistra. E quindi è stato estremamente facile su un'esperienza dire ok, perfetto, adesso andiamo e cosa facciamo? Non facciamo cose terribili, andiamo a lavorare con gli altri distretto 2.0, andiamo a utilizzare quello che il Ministero aveva fatto in termini di banchi, ma poi non poteva finanziare il tutto perché mancavano, andiamo a scoprire quelle piste. Non è che bisogna inventare ogni volta la ruota, bisogna soltanto andare a prendere i punti e completare. E questo è stato quanto e che ci ha permesso, tanto per essere chiari, su questa partita della digitalizzazione della scuola della Basilicata per il distretto 2.0 a investire 5 milioni e mezzo di euro negli ultimi anni. Non solo investirli e spenderli. Da questo punto di vista vorrei ringraziare tutto il sistema della scuola, partendo dai dirigenti scolastici, che hanno fatto direi un doppio salto mortale indietro a fine dell'anno scorso. E ci siamo riusciti, con qualche piccola eccezione, ci siamo riusciti. E questo qua porta al fatto che la Basilicata oggi è forse, non so se la più o tra le più digitalizzate in termini di percentuali, no? In termini di numeri assoluti, anche in termini di numeri assoluti non siamo messi assolutamente male, ma in termini percentuali, vista la nostra dimensione, siamo messi particolarmente bene, a essere una delle regioni più digitalizzate, che non è, come si diceva, soltanto l'infrastruttura. L'infrastruttura, abbiamo investito in formazione e continueremo a investire in formazione con il bar digitale, i corsi che abbiamo fatto l'altro anno, che dovremo continuare. Questo è tutto un lavoro che facciamo e che faremo insieme. Quindi siamo partiti da là ed è venuto relativamente facile. Siamo partiti, non siamo ancora arrivati, dobbiamo continuare. Questo sarà il lavoro che faremo nella prossima programmazione, per continuare a avere una scuola con l'obiettivo di arrivare alla fine della prossima programmazione, che la scuola nella sua totalità della Basilicata sia digitalizzata e che quindi si lavori. Adesso dobbiamo fare sintesi su vari punti. Tra l'altro, proprio questa nostra posizione ci porta a far sì che doveva essere, tanto per essere chiari, firmato oggi alle 2:30, quindi abbiamo detto, non so se riesco ad arrivare, perché alle 2:30 forse doveva essere al Ministero, al MIUR, a Roma, anche alle Trastevere, perché l'idea è, cioè, dovevamo firmare il primo accordo tra il MIUR e una regione, che era la regione Basilicata, tra il presidente Pittella e il ministro Giannini, il primo accordo previsto da tutto il piano strategico. Accordo che è già passato in giunta, che è pronto, c'è soltanto un problema di firma, adesso pare che se, cioè adesso sarà il 27 aprile, perché i calendari di un presidente e di un ministro non sono proprio facili da mettere insieme e trovare lo spazio per una conferenza stampa l'ora possibile, quindi c'è qualche problemino, ma adesso l'abbiamo fissato. Chiaramente l'abbiamo fissato oggi, sapete la situazione istituzionale e globale che stiamo attraversando, che ha fatto sì che purtroppo abbiamo dovuto chiedere un rinvio al 26. Ma questo significa che noi stiamo investendo, e questo, come si diceva, cioè è
è costruito su una collaborazione stretta e costante che esiste tra Ministero, Ufficio Scolastico Regionale, che fa parte del Ministero, e Regione. E questo è un altro punto forte, perché io conosco tante regioni in cui l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione vanno in senso opposto, non si parlano neanche. Noi lavoriamo insieme dalla mattina alla sera, e questo è, e non stiamo facendo una cosa di competenze. Se poi una cosa la fa il Ministero o la faccio io, a me personalmente non mi interessa. Non so qui a dire sono il più bravo del mondo. A me interessa che alla fine le cose siano fatte per voi, per la scuola. Questo è il punto fondamentale. Ma chi lo fa, lo fa. Basta che lo facciamo insieme e che mettiamo la foto di noi. Quindi, questo primo punto. Ma ci stava un altro episodio, un'altra realtà che è venuta fuori, che è questo ESA, OpenEd, l'esperienza pilota di Tricarico, che sono andato a vedere l'anno scorso, che è un'esperienza, penso, estremamente avanzata, se no non serve finanziato dall'ESA, tanto per essere chiari, insomma, cioè, quando parliamo dell'Agenzia Spaziale Europea, non è che stiamo parlando dell'Agenzia Spaziale Europea, che finanzia soltanto progetti di punta estremamente avanzati. Progetto che è partito, pilota, e noi come regione, con un po' di difficoltà, però alla fine è arrivata l'assessore. È arrivata l'assessore, buongiorno assessore, si accomodi, venga qui tra di noi. Forse non tutti sanno che mi è nominata, quindi questo ci scherzo. No, non avrei scherzato così se vuole. Quindi esisteva questo progetto pilota che era stato lanciato e che tra l'altro io ho scoperto, tanto per essere chiari, l'ho scoperto perché un giorno sono andato a trovare il neo eletto presidente dell'ACI, dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, con cui ho lavorato in precedenza, e mi ha detto, senti, ma tu stai in Basilicata, ma sai che? Ne ho parlato appena con il ministro Gelmini, sai che? E io ho scoperto che in questa terra, se no non l'avrei saputo, si stava facendo quello. Ed era basato su questa terra con una società di questa terra. Quindi, cioè, mi si è aperto un mondo, e questo mi è piaciuto molto. Perché? Perché, come si diceva, oggi noi abbiamo un problema, ma perché siamo aree interne, perché abbiamo i nostri pregi o difetti territoriali, dipende dal punto di vista, però con una densità estremamente bassa, con delle difficoltà di collegamento, con piccoli centri e quindi piccola popolazione, in cui regnano e hanno regnato le due classi. Sappiamo tutti che da un punto di vista educativo ci stanno due cose che penso uno debba assolutamente evitare: le pluriclassi e le donne comprensive, tanto per essere chiari. E questa è un po' la politica che stiamo seguendo. Sulle donne comprensive ci stiamo lavorando, e già ci abbiamo lavorato. Sulle pluriclassi non è facile superare il progetto della pluriclasse, però la pluriclasse, il limite è anche la socializzazione dei ragazzi e il fatto che ognuno possa seguire i corsi con i suoi coetanei, non con qualcun altro, in maniera un po' più confusa. E questo non è un problema degli insegnanti, è un problema della realtà operativa, in cui gli insegnanti fanno anche un salto mortale indietro per gestire il tutto, però non è solamente così facile in tempo. E quindi c'era questo progetto che era stupendo. L'abbiamo seguito a Tricarico, l'abbiamo cofinanziato con qualche difficoltà a Tricarico. Nel frattempo c'è stata l'Agenzia Spaziale, su base di una proposta, ha deciso di andare per le cose di uno. E quindi di fare, allargare l'esperienza a una scala superiore. Su questa scala superiore, OpenEd ha deciso, in quanto industria lucana, di utilizzare il nostro territorio per le sue peculiarità come esperienza di lotta. Cioè, io era musica per le mie orecchie, perché questo qua significava
portare una realtà lucana, da una parte dare una risposta ai nostri problemi a livello locale e dall'altra parte aiutare un'impresa lucana a sviluppare delle tecnologie che poi possono essere esportate. Quindi c'era questa combinazione, quindi siamo andati avanti e continueremo ad andare avanti da questo punto di vista. Quindi stiamo lavorando su vedere come mettere in pratica il tutto per far fronte a concretare una risposta più o meno definitiva al problema delle pluriclassi. La risposta definitiva sarà. E tra l'altro il fatto di utilizzare tecnologie spaziali è qualcosa di estremamente utile, perché ci rivolgiamo per definizione a plessi scolastici che sono abbastanza isolati, perché sennò non avremmo il problema della pluriclassi. Quindi è normale e facile che si usi la tecnologia spaziale invece che la fibra normale, quindi mi sembra che tutto corrisponda. D'altro canto, quindi questo è il progetto, poi lo sentirete illustrato, ma per me è veramente prioritario. Quindi questa qua è l'embrione, lo scheletro su cui costruiamo la nostra scuola digitale. A fianco a questo vi annuncio ai dirigenti che sto pensando di, cioè dovrei convocare per il 12, non so a che ora, tutti i dirigenti scolastici della regione, insieme all'ufficio scolastico regionale, per discutere con loro di qualcosa che è completamente diverso, ma che è fondamentale. Dico, visto che ci sto, l'avevo promesso e lo faccio, alternanza scuola-lavoro, ITS, poli, dare il ritorno a voi dell'esercizio di laboratorio che abbiamo fatto. Quindi veramente avere un dialogo aperto con tutti voi per avere il vostro contributo e poi noi sul piano della giunta col consiglio daremo gli orientamenti. Però è questa l'atmosfera che c'è in questa regione, penso che sia estremamente. Quindi OpenNet qui chiudo e il progetto OneFast è un progetto estremamente strategico. Anche perché poi io vorrei estenderlo, no? A qualche altra cosa, certamente ci stanno le pluriclassi, ma c'è un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore. Cos'è? È l'insegnamento delle lingue straniere per i nostri ragazzi. I nostri ragazzi, se vogliono avere veramente delle prospettive, e lì mi rivolgo ai ragazzi, delle esperienze, delle possibilità di lavoro accresciute, purtroppo per fortuna devono parlare almeno un'altra lingua, se non meglio due, perché se no il mercato del lavoro diventa quello che è, estremamente ristretto. Allora, proprio sull'esperienza personale, sono vissuto a livello europeo per tutta la mia vita, le mie figlie sono nate e cresciute a Bruxelles, quindi le ho viste crescere in quella che è la scuola europea di Bruxelles, in cui loro studiano italiano. Però da quando, dalla seconda elementare, cominciano a lavorare in un'altra lingua e imparare quella che sarà la loro lingua veicolare, in cui poi alle secondarie fanno delle materie come il liceo internazionale da noi, cioè questo qua lo scelgo. Allora mi sono detto, ma se vogliamo aiutare in maniera più globale i nostri ragazzi, perché non utilizzare queste tecnologie per permettere a tutte le classi a livello delle primarie di generarsi con un altro istituto e permettere ai nostri di imparare la lingua non in termini, come dire, in termini un po' sterili, impariamo la grammatica, il vocabolario, no, ma dalle elementari giocare con i loro colleghi che stanno da un'altra parte del mondo e che sono di madrelingua, inglese o francese o tedesca, e su questo costruire quella base che poi è come la bicicletta, quando uno la impara da lì non si dimentica mai più. Quella lingua ti resta per la vita, poi non utilizzarla ma ricomincia a parlarla e viene, in maniera da creare questa base forte di conoscenza che poi con l'esperienza che stiamo facendo di lotta dei licei internazionali, poter poi avere questi tipi di licei che completano l'operazione perché permettono anche lo studio in lingua, in una seconda lingua. Quindi avere un percorso
e quindi questo qua mi interessa e ci dobbiamo vedere come dobbiamo fare, perché è estremamente interessante e penso che con questo potremo dare veramente una svolta importante e una strutturazione alla scuola in questa regione per dare un futuro differente ai nostri ragazzi. Grazie. Grazie a tutti. Prima di passare l'invito proprio del Piano Nazionale Scuola Digitale, per quelli che sono stati i progetti più importanti avviati nell'ambito del distretto, un saluto dell'assessore Paola D'Antonio alla pubblica istruzione del Comune di Vieno. Sì, grazie. Ancora prima di salutare, io devo porre le mie scuse perché ero impegnata in consiglio di facoltà e quindi ho la gestione di presentare una disporre un punto. Sono immediatamente però arrivata. Ora io è logico che nel portare il saluto devo portare il saluto dell'amministrazione, tutta l'amministrazione comunale e i ringraziamenti. Ringraziamenti e benvenuto ai presenti, alla tavola dei relatori. E quindi inizio appunto dall'assessore alla regionale Liberali, che appunto è qui presente e quindi rappresenta e diciamo il suo ruolo di oggi qui ecco, ci può dare un'idea di quelle che potranno essere anche le linee programmatiche future su questi temi e poi logicamente un benvenuto e un ringraziamento vivo ai relatori pregevoli che ci onorano di essere qui presenti nella nostra cittadina e all'ingegner Feliciani al dottor Gaudiano Penetti e al dottor Benassi di Indire. I miei ringraziamenti anche perché oggi questa scuola si è avviato un percorso che vede le tecnologie protagoniste di un percorso formativo che è estremamente importante. Io devo ringraziare evidente anche l'istituto scolastico qui presente con la dottoressa Deborah Infante, i numerosi dirigenti scolastici presenti, la dottoressa Gironi che è stata anche nostra dirigente, qui l'altro dirigente il dottor Papale e vedevo anche la dirigente La Creola, un ringraziamento anche a Presidente Cervellino che ha vissuto e ha passato tanti anni in questa scuola, un ringraziamento a tutti i docenti qui presenti, ai dirigenti se dovessi non averne individuato qualcuno, ma sentitemi porre un ringraziamento veramente grande e doveroso alla preside, perché noi in questa scuola oggi organizziamo questo incontro, la prossima settimana abbiamo il certamen e voglio dire come tutte le scuole di Rio Nero è un continuo fervore di attività e iniziative che devo dire la verità vedono i ragazzi protagonisti. Ecco, questo è molto importante perché in genere le iniziative vengono promosse dalla scuola, vedono il forte coinvolgimento dei docenti, del personale vario, però molto spesso gli alunni vengono coinvolti in maniera particolarmente attiva. Bene, in queste scuole di genere invece gli alunni sono estremamente protagonisti, sarà forse tipico anche dell'imprinting dell'Ulivo, quello di essere protagonista delle proprie azioni. Quindi ancora grazie alla dirigente e il tema di oggi, quello delle tecnologie, è un tema che tra l'altro mi viene particolarmente vicino nella mia formazione, perché poi appunto le tecnologie rappresentano per me l'argomento di mia formazione, comunque un argomento con cui io quotidianamente dal punto di vista didattico e scientifico mi confronto. Noi qualche mese fa c'era anche l'assessore Liberali, avevo qui un incontro sempre organizzato anche da questa scuola e dalla parrocchia, qui vedo anche Don Rocco che saluto, in cui avevo l'onore della presenza di Dal Comolo, che è il rettore, un amico rettore dell'Università Lateranense. Bene, parlavamo anche in quel caso di tecnologie, però parlavamo dell'aspetto buono della tecnologia, di quanto la tecnologia possa essere utile
possa essere utile un percorso di vita, di conoscenza, di approfondimento, però mi fa piacere ricordare le parole di Apollo, perché sono parole su cui ho riflettuto tanto, e cioè che non esiste la tecnologia senza che ci sia un umanesimo, senza che ci sia lo studio della storia, e quindi con queste parole veramente vorrei mandare un messaggio ai tanti ragazzi oggi qui presenti, perché appunto nel loro futuro possano fare profitto di questi bellissimi momenti che appunto ci vedono tutti insieme a discutere di linee programmatiche di un futuro di quelli che sono i nostri giovani, che oggi sono i nostri giovani, ma che tra pochi anni saranno la nostra società. Quindi ancora grazie a tutti e buon lavoro. Grazie assessore. Un saluto agli illustri relatori, un ringraziamento alla dirigente scolastica dell'Istituto di Rio Negro. Devo ringraziare anche la preside Camilla Schiavo, perché ci avete funzionato oggi, siete riusciti a fare organizzare due eventi così importanti con personaggi così importanti. Qui va il mio personale ringraziamento. Dottor Daniele Barca, che è il dirigente dell'ufficio di innovazione del IUR, la persona che coordina questo vasto processo di innovazione a livello nazionale. Piano nazionale scuola digitale, un documento di indirizzo del IUR, pilastro fondamentale della buona scuola, che vuole accompagnare la scuola nell'era del digitale. Lo ringrazio particolarmente perché è riuscito a trovare uno spazio per la regione Basilicata. E un ringraziamento anche all'ingegner Feliciani, che è partito da Amsterdam, dell'Agenzia Spaziale Europea, in particolare lui è il capo del dipartimento che si occupa di applicazioni commerciali di telecomunicazioni dell'Agenzia Spaziale Europea. Questa sera parleremo di cose importanti. Per quanto riguarda questo vasto e complesso processo di innovazione, in realtà l'assessore è stato abbastanza chiaro. La Basilicata è partita qualche anno fa grazie a un progetto, grazie ad una strategia vincente, grazie a un progetto distretto 2.0, grazie ad una eccezionale sinergia con la regione Basilicata. Distretto 2.0 è una rete di laboratori per l'innovazione e la ricerca, è un progetto che vuole sperimentare nuove pratiche didattiche e organizzative, ma è un progetto che era sulla carta, è un progetto che stentava a decollare, è un progetto dove partiva dall'idea, si concentrava sulla buona volontà di alcune scuole pilota, tra cui questa scuola, che è seconda scuola 2.0. È vero che ci sono stati finanziamenti, preside, è vero che c'era dietro un progetto, ma il merito della scuola, il merito dei professori che hanno lavorato e hanno lavorato bene, perché erano in graduatorie nazionali, hanno lavorato da anni, le graduatorie sono state scorse grazie ai finanziamenti regionali, fondi FES 2007-2013, con finanziamenti che hanno riguardato le infrastrutture, quindi abbiamo anticipato qualcosa che riguardava la banda ultralarga. Mi sembra che in 65 comuni si è lavorato in questa direzione, potenziamento delle attrezzature, hardware e software, la formazione, diceva l'assessore, la formazione su metodologie innovative. Quindi tutto questo ha portato ad avere quel numero di scuole che citava la dottoressa Infante, l'assessore regionale, tra le 14 scuole 2.0, sono tante, se pensate che una scuola 2.0 costa all'incirca un parametro nazionale 200.000 euro, 212 classi 2.0, potrei aggiungere tante altre cose, ma soprattutto tante scuole che hanno avviato una importante sperimentazione a livello nazionale. Tra questo appunto il progetto One Class che presenterò poi successivamente. Ma non è solo una sfida tecnologica, abbiamo parlato a lungo questa mattina. Sicuramente questo piano nazionale scuola digitale, che personalmente ho molto apprezzato perché va a colmare una serie di criticità,
perché la sfida della digitalizzazione parte dalle infrastrutture. Il piano nazionale dà dei contributi in materia di reti wifi, di reti LAN, sul cablaggio. Bisogna ancora lavorare per quanto riguarda i canoni di connettività, sicuramente. Il piano nazionale va a colmare un'altra criticità che è legata alla formazione. Guardate, non basta riempire, per creare una classe 2.0 non bastano le LIMP, non basta il tablet, il notebook, bisogna reinventare l'insegnamento, che ci vuole a monte un'idea progettuale, e quindi bisogna cominciare a studiare queste nuove metodologie didattiche innovative, e questo lo si può fare grazie alla formazione. Una formazione, un imponente intervento formativo che il dottor Daniele Barca sta coordinando a livello nazionale, una grande sfida che coinvolge addirittura il personale amministrativo. Quindi la digitalizzazione dell'innovazione amministrativa, quindi per venire incontro alle scuole per quanto riguarda eventuali carenze dal punto di vista gestionale e contabile. Immaginate tutti i bandi pomi che stanno partendo. È una grande sfida, ma in tutto questo, e su questo mi soffermo un attimino, è evidente che anche lo spazio d'apprendimento deve andare, deve avere una visione, deve allinearsi a questa visione di cambiamento. Quindi è fondamentale avere spazi, quindi trasformare la classe in un nuovo spazio di apprendimento, in grado di adottare queste nuove metodologie, di lavorare con appunto queste nuove tecnologie. Spazi flessibili, dinamici, colorati, vivi. Tutto questo è importante nell'ambito della scuola. Ecco che anche qui il piano nazionale è intervenuto con risorse nazionali, con fondi PON, dalle scuole innovative, bandi INAI, nella regione Basilicata sono state individuate, lo dico perché ho fatto parte di una commissione, sono state selezionate due scuole. Ogni regione poteva selezionare da un minimo da 1 a 5 progetti, progetti più importanti in base agli importi. Due scuole innovative, ma il piano nazionale ha previsto i laboratori territoriali per l'occupabilità, ha previsto gli ambienti digitali per la didattica integrata, 107 scuole della regione Basilicata finanziate. Siamo partiti con gli atelier creativi. Beh, l'atelier creativo, lo spazio del fare, poi lo dirà bene il dottor Daniele Barca, è un luogo importante, un punto di incontro tra manualità, creatività, laboratorio e il contesto digitale, cioè la tecnologia che va ad integrare con tutto ciò che esiste sulla carta. Quindi, concludo, vuol dire, è una sfida, è una grande sfida. E quindi passo subito la parola al dottor Daniele Barca, che potrà illustrarci quelle che sono proprio le ultimissime novità a livello nazionale. Grazie, ringrazio Pasquale, con l'ufficio scolastico regionale abbiamo un contatto continuo, è un lavoro molto forte a livello di comunità, è stata una comunità con tutti i colleghi di tutte le regioni. Non è facile, perché lavorare dal centro verso la periferia e viceversa la periferia verso il centro, e tu lo sai meglio di me, è una cosa difficilissima. Però credo che con questo piano nazionale stiamo un po' cercando, anche da un punto di vista, hai detto una parola importante, sistema, del sistema, di mettere appunto a sistema, di integrare le risorse, di cercare di lavorare insieme. Questo non è fatto scontato, lo dico per la platea, per il pubblico, per noi è un obiettivo molto importante. Ringrazio chiaramente la prete dell'accoglienza, devo dire grazie solo alla tenacia di Pasquale e delle due presidi che mi hanno accolto stamattina di pomeriggio, che sono qui, non tanto perché faccio il prezioso, quanto perché effettivamente è un momento di grandissima pressione su tanti argomenti. Insomma, mi chiedono di fare le cose da un giorno all'altro, cose che sono piuttosto complesse, allora non è semplice. Saluto gli animatori digitali presenti in sala, mi dicono che ci sono anche collegati in streaming in questo momento. Come Ministero stiamo tentando anche di lavorare in maniera diversa nei confronti degli animatori digitali. Per noi l'animatore digitale è il braccio che ci porta avanti
in questa operazione, anche utilizzando lo streaming. Stiamo utilizzando lo streaming per spiegare gli atelier, lo abbiamo utilizzato ieri per spiegare i bandi conto della formazione. Stiamo provando a mettere in piedi modalità diverse di comunicazione, perché guardate, lo dico subito, questo piano nasce con una serie di sollecitazioni, Piano Nazionale per la Scuola Digitale, però obiettivamente mette insieme tantissimi attori. Mi ha fatto molto piacere, io vengo, ho lavorato anche all'Ufficio Scolastico Regionale in Emilia Romagna, ero anche in grandissimi contatti con la Regione, dove c'è un rapporto, diciamo, analogo, insomma, di vera collaborazione. Questo è un anno forte, dove le istituzioni dialogano, e non è sempre così. Molti miei colleghi presidi lo sanno, no? Non sempre neanche con i comuni, certe volte c'è da volte, no? C'è un dialogo vero e continuo, ma dove c'è il dialogo si riesce a portare a casa i risultati. Noi spesso pensiamo alla scuola come un luogo dove in qualche maniera monolitico che deve bastare a se stesso, non è più in questo tempo. La scuola è parte della comunità che la circonda, la scuola è gli enti locali che collaborano alla sua realizzazione. Certo, poi la Costituzione ci dice come fare, quali sono le competenze, però in realtà oggi è una trasmissione continua non solo di competenze, ma anche di finanziamenti, quello che raccontava Pasquale nel DAP e quello che accade anche nel resto d'Italia, con diverse velocità, perché il nostro paese è complesso. Si parlava prima delle macchie di leopardo. Abbiamo iniziato a lavorare su questo piano per andare a sistema con tante cose ed eliminare, una visione grandissima, le macchie di leopardo, perché fino adesso io vengo dall'esperienza delle scuole 2.0, delle classi 2.0, la mia scuola è una scuola 2.0, ma qual è il problema? Non siamo riusciti negli anni a disseminare, non siamo riusciti a contagiare, per molteplici motivi, forse i tempi non erano maturi. Oggi noi ci rivolgiamo a 8.508 istituzioni scolastiche sul territorio nazionale, a 10 milioni di personale scolastico, a 10 milioni di studenti, a 1 milione di personale scolastico. Sono questi, i numeri delle scuole sono questi. Quando pensiamo a un cambiamento, dobbiamo pensare che è un cambiamento del paese. Questo non lo dico così per fare retorica, ma perché ogni volta che noi andiamo a immettere un elemento, che sia anche la diretta, che sia anche la formazione, qualsiasi elemento ha un impatto fortissimo su tutta la comunità. Io scherzando dico sempre, ricordiamoci che 10 milioni di studenti vuol dire per 2 genitori, qualcuno ce n'ha pure 3/4, per 4 nomi almeno, con tutte le variabili conseguenti. Il numero è questo. Allora, quando ci siamo seduti a pensare a questo piano, è stata importante anche l'indicazione politica che ci è stata data su questo, di pensare non tanto al digitale in sé, ma all'educazione nell'era digitale. Ho sentito con piacere che c'è anche, come direbbero in Emilia, il DOM. È la comunità che deve essere guidata al digitale, questa è la vera sfida. Vedo anche i ragazzi in fondo. Il vero problema non è fare le stesse cose che facevo prima con il digitale. Noi abbiamo tutto un capitolo nel Piano Nazionale Scuola Digitale che parla di competenze digitali. Allora, che cos'è la competenza digitale? Può essere fare quello che facevo prima utilizzando il digitale, il cosiddetto nastro trasportatore, utilizzare il digitale come paradigma digitale, quindi tutto il discorso sul pensiero computazionale, sulla robotica, sulla programmazione e via di seguito. Ma c'è la terza strada che è centrale, che è determinante, e probabilmente tra 10 anni sarà l'argomento della scuola, sarà la missione della scuola, e che è l'educazione all'utilizzo dei media, che detto così sembra un titolo da convegno, in realtà significa io, cittadino del domani, quando vado in internet, capisco, non capisco quello che succede, so dove sono, la notizia è affidabile o no. Sentivo, leggevo l'altro giorno sul giornale, di pazienti sono affidati a cure truffaldine, e poi purtroppo sono morti perché non hanno nessun fondamento scientifico. Se voi andate in internet è pieno di queste robe. Allora, che vuol dire? La scuola deve centrare qualcosa su questo. Chiaro, non in senso diretto, perché ci sono molte istituzioni che fanno bene, penso alla polizia postale, no? Io stesso a scuola ho ospitato tante volte la polizia postale, ma qui è un lavoro quotidiano. Quando sono entrato di ruolo, parlo degli anni 90, come insegnante, ci continuavano, ci martellavano sull'idea del senso critico, la coscienza critica.
voi dovete abituare i ragazzi ad entrare nella coscienza critica, non so i colleghi si ricorderanno. Oggi la coscienza critica è andare in quel mondo là e capire dove sono e che cosa faccio. Con un problema per la scuola, e qui il piano nel capitolo dedicato alle competenze si sofferma, il problema è questo, che il mondo di internet è un mondo da sé, è un mondo orizzontale, di navigazione, ed è qui invece il problema che la scuola è il luogo della sedimentazione, del verticale, che io devo far diventare la mia vita competenza, e la competenza la mia vita, guardate, non è uno scherzo. Allora, che vuol dire educare l'era digitale? Vuol dire che dobbiamo attrezzarci in qualche maniera per rispondere a questo, non solo e non tanto per utilizzare gli applicativi, guardate, ve lo dice uno che bazzica nella didattica digitale da 25 anni, ormai oggi rispetto a una volta utilizzare un'app per realizzare delle cose, e qua è più facile esista, veramente con poche ore di formazione si fanno cose fantastiche, e il problema è arrivare alla consapevolezza, no? Questa è stata a Bruxelles, la consciousness, proprio l'idea che la vera competenza digitale è essere consapevoli dove sono nella rete, cosa faccio, eccetera, eccetera. Questa è la sfida della scuola. Io dico spesso una battuta nel finale degli interventi, lo dico subito, pensavo fosse il digitale invece era la scuola, perché qui è quello che sottolineava anche l'ottimo Pasquale, cioè qua non è un problema di dotazioni, giustamente dobbiamo metterci soldi, ricordiamoci anche che le dotazioni tecnologiche hanno un'obsolescenza quasi immediata, no? Ciclo di vita di un PC 3-5 anni, hai voglia di generarli, però siamo là, no? 3-5 anni, pensate alle lavagne interattive, alle lampade, insomma, io ho fatto il prezzo, mi sono passato attraverso queste frontiere di sostenibilità, insomma. Allora probabilmente dobbiamo fornire alla scuola della possibilità di fare scelte sostenibili, perché io posso avere queste strumentazioni non solo quest'anno, ma anche l'anno prossimo, e l'anno prossimo ancora, ma contestualmente bisogna fornire una formazione che sia aggiornamento e comunità. Che vuol dire aggiornamento e comunità? Vuol dire che ogni anno posso farmi la mia piccola summer school all'interno della scuola, un esempio, adesso lo dico anche per i colleghi in remoto, è solo un esempio, in cui ogni anno sui temi più attuali e caldi dell'uso del digitale facciamo come le vaccinazioni e richiamo. Cioè, va proprio in qualche maniera, noi siamo abituati al corso tu cur, no? Abbiamo lavorato molto sul corso tu cur. Adesso però che abbiamo le risorse, abbiamo stanziato più di 20 milioni di euro sui fondi POM per la formazione, con il Ministero abbiamo stanziato 1.850.000 sui corsi che stanno andando in onda, sulla cosiddetta 762, sulla 435, sui segnalatori digitali. Stiamo mettendo insieme le risorse, grazie al fatto che nella stessa direzione c'è l'ufficio innovazione digitale, ma anche l'ufficio dell'ottima collega Leuzzi che si occupa dei POM. Quindi mettiamo insieme risorse per fare dei piani di formazione, ma che aiutino la sostenibilità dei progetti. Non solo. Abbiamo un progetto di formazione che è partito adesso con gli animatori, ora ci torno sugli animatori, è partito adesso con gli animatori, ma che ha una vita fino a dicembre 2017, per la prima volta. Ecco, questo piano nazionale scuola digitale è un piano di tante prime volte, secondo me. Per la prima volta da tanti anni andiamo anche a formare il personale amministrativo. Chi ha lavorato nelle segreterie, non so se qui c'è anche qualcuno del personale, sa quante difficoltà ci sono certe volte, a partire dall'utilizzo degli applicativi ministeriali, per arrivare alla partecipazione ai bandi, per arrivare all'utilizzo degli applicativi per poter fare anche talvolta operazioni molto semplici. Cerchiamo di dare un sostegno all'assistenza tecnica, così ci torna il prima possibile anche l'amplificazione. Perché le scuole hanno bisogno di questo, dobbiamo ancora lavorare molto, perché ovvio bisogna dare stabilità a queste scelte, però già offrire nella scuola del primo ciclo un sostegno formativo a quegli insegnanti che già oggi fanno un lavoro di aiuto ai colleghi diventa un modo per accompagnare il processo. Uno dei capitoli del piano è l'accompagnamento. Non è che negli anni passati abbiamo sbagliato le politiche, talvolta non c'è stato accompagnamento. Che diventa determinante, banalizzo, il fatto che io sia qui oggi o che talvolta ci colleghiamo via Skype, eccetera, e per noi significa dire il Ministero c'è, in questo caso giustamente c'è anche la Regione, facciamo un lavoro di accompagnamento ai processi,
e cerchiamo di portare avanti le iniziative. Quindi la formazione sarà la chiave centrale. Tenete presente che, ripeto, ogni scuola avrà informazioni, il dirigente, il DSGA, due amministrativi, tre del team per l'innovazione, l'animatore digitale, moltiplicate questo per 8.000, pensate, poi chiaramente pensate alla vostra regione, giusto, ma moltiplicate con anche le difficoltà che ci possono essere questo per 8.500. A settembre partirà anche la formazione per 10 insegnanti, 10 per ogni scuola, su programmi che voi potete vedere perché sono pubblicati nel sito dei BON, il più possibile aggiornati, ma noi stiamo chiedendo ai dirigenti che organizzano questa formazione di fare della formazione su misura, e per la prima volta proveremo anche a fare della customer satisfaction, cioè a cercare di capire la qualità di questa formazione, che non è una cosa facile, perché è ovvio che mentre l'investimento sulle tecnologie, una volta che si riesce a fare un monitoraggio qualitativo, si riesce anche a capire quanto vengono utilizzate, non sempre c'è riuscito, devo dire la verità, però quanto sono utilizzate, sulla formazione è un dato importante, perché è vero che abbiamo un obiettivo alto, ma è anche vero che dobbiamo anche formare una classe di formatori, questo è determinante, formatori che conoscono la scuola, che sanno parlare con la scuola, che riescono a realizzare attività veramente significative. Allora, guardate che pian piano sto prendendo tutti gli argomenti del piano, no? Accompagnamento, che è l'ultimo capitolo, abbiamo parlato della formazione, abbiamo parlato delle competenze. Sulle competenze si può iniziare a lavorare domani, perché le competenze sono, come dire, il core business della scuola. Ogni tanto mi chiedono, per il bando TVE abbiamo fatto una cosa un po' poetica, abbiamo scritto design delle competenze, perché ci piaceva questa cosa. Allora ogni tanto mi chiedono, Bacca, ma che cos'è questo design competenze? E dico, mamma mia, il curriculum, è quello che tutti noi sappiamo fare, diciamo la dica, il programma, ho appropriati quelli che sono appassionati dell'argomento, però io sono un semplificatore, pensando questo è patrimonio della scuola, la scuola lo sa fare, ha sempre fatto. Noi su questo dobbiamo studiare, dobbiamo capire come inserire questo digitale all'interno di questi percorsi, ma dobbiamo fare. E qui l'ultimo argomento che tratto, che in realtà è il primo del piano nazionale scuola digitale, sono gli ambienti. La squadra ha detto i numeri. Partiamo dall'idea che qualcosa è cambiato, non basta più l'aula. Quelli che erano con il mio maestro delle elementari, gli 11 bimbi, tutti belli dritti, con il loro grembiulino, tutti uguali, con i calzettoni corti e i pantaloni lunghi e i pantaloni corti anche a dicembre. Ecco. Quello non c'è più, quella classe lì non c'è più. Avete mai fatto? Io faccio sempre questo esempio perché è divertente. Avete mai fatto caso alle foto dei vostri figli, dei vostri nipoti, le foto di classe? Non parlo di quelli dei superiori che fanno anche i gestacci, eccetera. No, parlo di quelli proprio dei bambini, che però sono simpatici, diciamo. Da questo punto di vista fanno cose divertenti. Signori, è un mondo diverso. Colori, movimento. Ecco perché questa idea degli ambienti diversi. Certo, finalizzati. I laboratori territoriali di occupabilità ne faremo 60, ognuno a 750.000 euro, servono a creare comunità sul territorio, a rimettere nei processi lavorativi le persone che purtroppo ne sono state espulse. Gli ambienti per la didattica digitale integrata sono altre opportunità all'interno della scuola che fare in maniera differente. Oggi ne ho visto qualcuno, stamattina ne ho visti altri, li stiamo raccogliendo in una gallery, ci piacerebbe alla fine farli vedere. Questa storia delle gallery ci piace, non perché è semplicemente un modo di far vedere come si fa, ma già vedere l'ambiente significa conoscere l'ambiente. Ora qui stiamo lavorando su strumenti anche un po' più sofisticati per raccontare queste scelte di NSD, però già questo è un punto di partenza. E infine l'ultimo bando che abbiamo fatto uscire è quello degli atelier. Giustamente diceva Pasquale, tentare per il primo ciclo, tentare di mettere le mani in pasta e mettere insieme. Quanti insegnanti nel primo ciclo si lamentano che la manualità non c'è più, che non si sanno fare due perpendicolari con le squadre e via di seguito. Proviamo a mettere in moto questo insieme di manualità, di creatività, che può essere anche nelle arti, nella scienza. L'idea è partita chiaramente dagli atelier di formazione tradizionale della materna e via di seguito, ma è proprio l'idea di luoghi dove
fare esperienza, sperimentare anche il digitale, banalizzando potremmo dire provare a mettere un Fab Lab in 1800 scuole, perché sono 1800 le possibilità di finanziamento, non è solo quello chiaramente, stiamo sforzando, stiamo lottando perché le scuole progettino, che non ci affidiamo col pacchetto completo a qualcuno che ce lo vende. Io questo lo raccomando sempre, l'ho detto in tutte le occasioni pubbliche, la scuola deve progettare, deve riappropriarsi, solo così diventa proposta sul territorio. L'anno scorso c'è una bella iniziativa che credo probabilmente continuerà, che si chiama Scuole Aperte, no? Allora le due parole scuole aperte talvolta si confonde, si pensa all'aperto, cioè che la scuola deve portare dentro gli scacchisti, quelli che fanno judo, i giocatori di briscola, insomma, perché in un rapporto con l'ente locale magari si fa questa cosa, no? C'è un rapporto di scambio, magari sulle palestre storicamente è sempre stato più facile, logicamente, ma anche altre iniziative. Quello che io sostengo è che lì alla maiuscola deve essere sulla scuola più che sulla aperta, nel senso che la scuola aperta ha un valore per la scuola quando è la scuola che fa una proposta culturale, che fa un progetto insieme ai partner del territorio. Fate caso, tutti i progetti che stiamo facendo, anche quelli sulla formazione, stiamo chiedendo un partner sul territorio, stiamo chiedendo di mettersi in rete, è la prima volta che succede. Abbiamo sempre fatto progetti diretti alle scuole dove chiedevamo: ci presenti le classi 2.0 e le scuole 2.0, sono monadi che si presentavano per ottenere finanziamenti. Giustamente andare a arricchire le liste esistenti per poter finanziare più esperienze. Però queste monadi in qualche maniera dobbiamo provare a fare dialogare con il territorio, perché la scuola è del territorio. E questo è determinante. Chiudo partendo da dove è ripartito tutto il discorso del sistema. Non è che non c'è la scuola digitale in Italia, nel piano lo diciamo molto chiaramente, esistono tantissime iniziative, ora le ascolteremo anche, per me che sono appassionato del genere ne conosco molte. Il vero problema è portare al sistema questo, tirare fuori dall'aula Daniele Barca che fa cose strane con la realtà virtuale e farla condividere con Pasquale che sta nell'aula accanto, quello è il miracolo. Non per lì. Noi, Regione, Ministero, possiamo mettere tutte le risorse che volete, e io ve le allineo, abbiamo fatto il PON per il wifi, successivamente il PON per gli ambienti digitali, e siamo partiti nel 7 ottobre, però credo che sia così importante, il PON per gli ambienti digitali, laboratori territoriali per occupabilità, anche con l'edilizia, ci sono tutti i progetti sull'edilizia per le scuole belle, eccetera, eccetera, che è fondamentale e centrale, adesso gli atelier, no? La formazione, e siamo ad aprile, inizio di aprile. Beh, però tutti questi tasselli, se non trovano, io lo chiamo l'ultimo miglio, non si va da nessuna parte. Io questo lo ribadisco ogni volta che vado a parlare, la scuola deve essere protagonista, la scuola si deve interrogare e dire qual è la mia idea di digitale, perché magari io sono all'inizio e devo fare un percorso, tu sei già a un certo punto del cammino, ma ognuno deve trovare la sua idea, non c'è altra strada. Noi parliamo molto di, e qui chiudo, dell'idea del tappeto digitale. Io questo lo spiego perché molti mi hanno detto che magari è una cosa poco comprensibile. Quando voi entrate in un grande centro commerciale o in un albergo di quelli un po' fichini, diciamo, come si dice, oppure negli ascensori con l'ascensorista, no? C'è questa musica di sottofondo, anche nei negozi di abbigliamento, c'è questa musica di sottofondo. L'ascolti i primi 3 secondi, in genere sono basi già preesistenti, e dopo un po' non ti accorgi che c'è più. Noi l'abbiamo chiamato tappeto digitale, ispirandoci proprio al tappeto musicale, cioè l'idea che tu entri in una scuola, sei in questo spazio, tipicamente io potrei anche non utilizzare tecnologie, ma so che per esempio c'è internet, posso avere dei computer, posso avere dei tablet, uno schermo per proiettare, una stampante 3D magari chiusa per sicurezza in uno spazio dove ho l'accesso all'esterno e quindi ci può essere problemi su fili e flubi che possono esserci, materiali plastici e via di seguito, eccetera, eccetera, eccetera. E so che la mia attività didattica può integrarsi con l'utilizzo di questi strumenti. Noi verso quello dobbiamo andare. C'era una famosa pubblicità che noi citiamo che diceva che la vera rivoluzione delle tecnologie deve essere trasparente. Quando non ci accorgeremo più che ci sono le tecnologie, non avremo più bisogno di fare convegni sulle tecnologie, e io dico sempre che anche se mi occupo di questo mi auguro che arrivi quel giorno, perché vuol dire che
tecnologie saranno intorno a noi, allora sarà diventata una cosa normale, ordinaria, dove io entro in una classe, in un ambiente, in un ateliere, in una scuola e ho la possibilità di lavorare col digitale. Secondo me la vera rivoluzione digitale, che è quella che accade fuori, se vedete le scuole straniere che sono così, quelle anche quelle di eccellenza, diciamo, su questi temi, noi abbiamo una ambizione in più, che questa accada in tutte 8.508 le scuole. Lo speriamo. Grazie dell'attenzione. Grazie al dottor Barca, grazie soprattutto per l'eccellente e faticosissimo lavoro che fa a livello nazionale. E la persona giusta, credetemi, riesce a rianimarci tutti, noi referenti, nei momenti più difficili interviene lui, i problemi si risolvono. Ve lo posso assicurare, e per me è un grande onore lavorare con lui, devo dire veramente bravo. Complimenti, veramente è una sfida che richiede uno sforzo collettivo da parte di tutti, da parte della scuola, ma soprattutto da parte delle persone che vogliono bene alla scuola, di aziende, università, centri di ricerca, che vogliono fare esperienze importanti con la scuola. Tra le sperimentazioni che abbiamo avviato grazie alla Regione Basilicata, progetto One Class. Progetto One Class è un progetto che è cofinanziato Agenzia Spaziale Europea, dalla ditta Openet, amministratore dottor Gaudiano, per l'Agenzia Spaziale Europea, l'ingegner Feliciani, cofinanziamento della Regione Basilicata, ed è un progetto che vuole proporre un metodo di didattica a distanza basato sull'utilizzo delle tecnologie satellitari. Sull'utilizzo di una piattaforma telematica didattica ed è un progetto rivolto a 58 siti, o meglio 58 scuole, classi, pluriclassi di scuola primaria e complessivamente 5 istituti comprensivi che ricadono in, diciamo, in zone montane particolarmente disagiate e la scuola in ospedale, l'istituto comprensivo Pusciolano, che ha 2 sezioni di pediatria presso l'ospedale di Potenza e di Matera, e i 2 licei internazionali. Un progetto che utilizza il sistema della videoconferenza tutti i giorni tra le pluriclassi e le classi master, che sono ubicate presso la sede centrale di quell'istituto comprensivo o presso altre sedi, nel caso si voglia lavorare su progetti comuni. E questo è molto importante perché consente di superare quelle che sono le limitazioni digitali, la limitazione geografica, le criticità gestionali collegate alle pluriclassi e quello di sostenere poi l'insegnamento, apprendimento delle lingue straniere, quindi 2 licei internazionali che si potranno collegare, penso, con due altre scuole ricadenti in altri paesi europei. Bene, di questa esperienza, di questo progetto importantissimo, e oggi penso che lo presentiamo ufficialmente, passo subito la parola all'ingegner Feliciani e poi al dottor Gaudiano. Buon pomeriggio, mi chiamo Francesco Feliciani, ho una presentazione PowerPoint da manovrare. Dovrebbe stare sul testo. Vengo da Rolanda, lavoro lì da 25 anni, mi occupo di promuovere servizi innovativi che utilizzano le tecnologie spaziali. Ho una presentazione con qualche slide, semplicemente per darvi un'idea di quello che facciamo sul fronte dell'Agenzia Spaziale Europea per promuovere nuovi servizi che portano innovazione nella vita di tutti i giorni. Ovviamente la vostra vita di tutti i giorni è la vita nell'ambiente scolastico. Prima di cominciare vi congratulo per l'organizzazione di questo evento, ma vi congratulo anche per aver trovato un ambiente così recettivo, così stimolante, così aperto. È veramente un'emozione incontrare questa realtà in Italia, io sono italiano e lavoro all'estero, e veramente vi congratulo per il vostro entusiasmo e per le vostre iniziative. Allora, non parlerò specificamente del progetto One Class che verrà introdotto da Vito Gaudiano dopo, semplicemente parlo un attimo dei programmi dell'ESA che vengono utilizzati per promuovere questo tipo di iniziative. Allora, innanzitutto
Che cos'è l'ESA? L'ESA è un'agenzia intergovernamentale che non ha niente a che fare con la European Commission, con la Commissione Europea, e che è nata 50 anni fa e che si occupa di spazio. Ha 29 stati membri, più o meno siamo 2200 staff, e con un budget annuale di 5 miliardi di euro. L'Agenzia Spaziale Europea, insieme all'industria ovviamente, ha sviluppato e lanciato oltre 80 satelliti. Forse qualcuno di voi ha sentito l'anno scorso la missione Rosetta. La missione Rosetta è stata una missione per raggiungere, per atterrare su una cometa che era a dimensioni più o meno di 10 km e che si trovava a 500 milioni di chilometri di distanza, il che è stato un risultato straordinario. Questi sono gli stati membri dell'ESA, non sono uno a uno partecipanti della commissione, c'è anche la Svizzera, ad esempio, la Norvegia, con diverse basi spaziali comunque. Che cosa fa l'ESA? L'ESA non si occupa soltanto di scienza spaziale o esplorazione spaziale, ma si occupa anche di promuovere l'utilizzazione delle tecnologie dello spazio per portarle nella vita di tutti i giorni, come dicevo. E il progetto OneClass è un esempio. Allora, delle varie cose di cui si occupa l'ESA, dalla scienza, dal volo umano, dall'osservazione della Terra, e passiamo a qualche foto qui, da lanciatori, dalla microgravità, la navigazione, ovviamente la navigazione satellitare che è diventata pervasiva, tutti utilizziamo i navigatori, non dobbiamo dimenticarci che questo è possibile grazie a una serie di satelliti che orbitano intorno alla Terra, non solo americani ma anche di altri paesi europei. Il centro di controllo dei satelliti, ma anche le telecomunicazioni. Le telecomunicazioni offrono un dominio di applicazione importantissimo per lo spazio. Lo spazio è un business soprattutto grazie alle applicazioni che sono legate alle telecomunicazioni. Di tutti questi programmi, appunto, l'ESA ha una serie di progetti, grandi e piccoli, e in particolare nel campo del dominio della telecomunicazione abbiamo un programma che si chiama un programma per promuovere le applicazioni. Quello che cerchiamo di fare nell'ambito di questo programma è creare un bridge, un ponte tra chi utilizza la tecnologia e chi la fornisce la tecnologia. E questa creazione di questo ponte è fondamentale per noi perché tutti abbiamo lo stesso interesse, non solo quello di utilizzare un tool, ma far diventare questi tool, questi servizi parte del valore aggiunto nella nostra vita di tutti i giorni, nella vostra vita di studenti e di ricercatori. Per fare questo non è affatto facile, bisogna lavorare in tanti domini, in particolare nei nostri programmi lavoriamo soprattutto con l'integrazione di dati di osservazione della Terra, delle telecomunicazioni e della navigazione satellitare. Questo nel progetto OneClass che verrà presentato tra poco, e soprattutto le comunicazioni spaziali che vengono utilizzate. Andando velocemente sui campi che vengono coperti, il campo dell'educazione a distanza è solo uno dei tantissimi campi applicativi in cui può essere utilizzato il satellite. E qui c'è soltanto la vostra fantasia, e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, se in futuro siete interessati a inventare qualche cosa, portate i vostri sogni, perché è dai vostri sogni che nascono le realtà, il futuro di tutte queste applicazioni, e siete così fortunati perché avete accesso a una marea di informazioni, e quindi è soltanto la vostra fantasia che può permettere di aggiungere valore e di creare innovazione. Tutti questi progetti, vado qui, scorro molto velocemente, nel campo dell'educazione abbiamo scoperto attraverso un certo numero di esperienze che è fondamentale creare un collegamento tra questo cerchio verde della tecnologia, dove ci sono servizi, dove ci sono le soluzioni che vengono fornite a voi, ma soprattutto tenendo conto dell'altro blocco, che è il blocco della scuola, il blocco dove ci sono gli insegnanti, dove ci sono organizzazioni che si occupano del coordinamento. E questo link tra le soluzioni e il mondo della scuola deve essere un link che continuamente viene perseguito per migliorare i servizi e capire come questi servizi creano un impatto sul vostro modo di lavorare.
E questo si può fare soltanto attraverso un'esperienza pratica, attraverso il feedback, attraverso il ritorno, attraverso la vostra esperienza, attraverso i vostri commenti, attraverso le valutazioni per capire non solo i livelli di utilizzo ma anche gli impatti. Quando parliamo di impatti sono quello che si può misurare in termini di miglioramento dei processi, del miglioramento del rendimento degli studenti, del miglioramento dell'interesse. Questi sono alcuni esempi di un progetto che abbiamo anche con OpenEd, che si occupa di fare educazione a distanza con un certo numero di scuole in Sudafrica. Ora l'interfaccia non si vede, ma quello che in realtà è interessante è che attraverso questi strumenti creiamo dei dati che ci dicono non solo come il sistema viene utilizzato a livello tecnologico, ma anche a livello di utilizzazione da parte dei docenti e degli studenti. Questo per cercare di capire come questi nuovi servizi attecchiscono in un certo modo, diventano parte integrante nel mondo della scuola. Questo perché? Perché nessuno si può permettere il lusso di fare questi progetti e scoprire alla fine che ci sono dei problemi. I problemi vanno scoperti il prima possibile e corretti il prima possibile per capire, per imparare, per fare un percorso insieme. Non siete soltanto voi a dover imparare ad utilizzare la tecnologia, ma è chi fornisce la tecnologia che deve imparare moltissimo da voi, dalla maniera in cui questa tecnologia viene utilizzata, quali sono le barriere, quali sono le difficoltà, quali sono gli incentivi. E qui il fattore umano è fondamentale. La tecnologia senza fattore umano non ha nessun senso. E questo, diciamo, è anche la sfida che il progetto One Class cercherà di portare avanti. È tutto, a questo punto passo la parola a Vito Gabbiano di OpenEd.